Amiche e amici, eccoci di ritorno a Forlorst. Allora, sono andato a Riften, ho venduto un po' di cianfrusaglie, sono liberato di un po' di peso. Adesso ripartiamo con il nostro Shadowmer e andiamo a vedere. Pensa, riesci a darci questa torre e questa caverna che sono segnalate qui sotto. Sentiero. La torre è in alto però, eh? C'è anche un nemico qui. Forse qui vicino alla caverna prima. Che è un orso. Valle dell'Elmo Rotto. Voi chi siete? Cosa volete? Più bravi, va. Dov'è che vanno quei lì? Ah, beh. Mettiste che maldello oro. Entriamo. La valle dell'Elmo Rotto, vediamo cosa c'è. Un banditi all'esterno, probabilmente banditi anche all'interno. Abbastanza facili ormai. Ho aumentato di un punto l'oratoria nei negozi. Siamo abbastanza vicini al nuovo livello. Allora, vediamo un po' qua, Brelin. Non mi piace la piega che sta prendendo la situazione. Ma no, qua siamo tranquilli. Diamo un'occhiata, non gli vedo la vita. Poi di personaggio. Mentre stava dormendo. Un po' di lag e la cosa mi disturba. Sopra cos'hanno questi signori? Prima oscurità. Battaglia di San Cretò, l'abbiamo già letto. Liceo dello Scasso, queste cose le lascio giù ormai. Più di 30.000. Ah, c'era un meccanismo, non l'ho visto. Stanze nascoste, eh? Comunica la morte di Leifner alla sua famiglia. Povero Nord. Povero Leifner, cosa si faceva qua imboscato in una completata? Sì. Si faceva qui imboscato. Anche lui si è avvelenato, forse c'era una boccettina di veleno. Allora, vediamo un attimo di... Allora, comunicare la morte e poi porto anche questa cazzo di spada, eh? Dove? Non me lo dice? Chissà dov'è la famiglia di Leifner? Toccherà andare a spiare. Questa
Questa qua l'avevamo fatta, però è bloccato. Ogni tanto qualche missione rimane lì. Consegna la spada di Garo, la lascia. Anche questo non me la segnala, ma come mai? Quindi si vede anche l'altra. No. La devo cercare così. Allora andiamo un attimo a consegnare la spada, così me la levo dai coglioni, perché ha il suo peso. Poi cerchiamo anche la famiglia di questo signore qua, per comunicare la triste notizia. Purtroppo si è andato a cacciare in un guaio. Alt, sei in Oh, arresto con signore. l'accusa di omicidio e cos... Non te la caverai con le chiacchiere. Soldati, oh. La zona di Markart. Ci vogliono male, non c'è niente da fare. E non dimenticano, tra l'altro. Stavo pensando. Fai del male. Allora il momento è giunto. Non fare ritorno. Grazie. Tieni. Hai onorato l'incarico a sé. Ora voglio restare sola. C'è problema. Non ti Va avvicinare bene, finché sei amico. sotto l'effetto di quell'incantesimo. Caro Ragnar. Fai del male a qualcuno con quell'incantesimo e te ne farò pentire. Ma no, chi è che devo fare del male? Ma chi è che devo fare del male? Su. Allora, vediamo un attimo quell'altra missione. Ancora non me la fa vedere dov'è. Devo ancora trovarli. Devo trovarli da solo. Indicatori non ne vedo. C'è ancora il turrettino della spira. Va bene, ragazzi, ripartiamo da qui, andiamo alla torre. Vediamo cosa c'è, poi ci guardiamo intorno. Così anche il rift, piano piano lo facciamo tutto. Poi non manca moltissimo. Andiamoci a cavallo, guarda, non si sa mai. Devo fare delle scalate. Comunque lì sopra il sentiero dove sarà? Qui. Stendarlo. Allora, Kim? Eh sì.
Eccolo là dove finì. Eccolo là, dove Kim. Mancato. Intanto diamo un'occhiata qui. Dove sei? Vigilante. Quindi non è un nemico. Un drago ancora giù che combatte col troll. Oh già. Ad andare giù là. Ben forte quel troll lì. Carico di pozione. Ho bisogno di un po' di peso. Forse la Brelin, eh? Non so. Me la darà l'anima da qui? Dovrò avvicinare dopo. Qui c'è un orso. No, la Brelin è lì. Questo vigilante. Senti, ma stai parlando a un vigilante di Stendhal. Immischiati con i Daedra e ti daremo la caccia. Curami. La luce di Stendhal ti purificherà dai tuoi mali. Sa solo delle malattie. Sì. Il nostro ordine è stato fondato in seguito alla crisi dell'Oblivion. Abbiamo dedicato le nostre vite ad affrontare la minaccia dei Daedra ovunque possa. Io vado in giro con due. Siamo alloggiati nella sala del vigilante. Il guardiano Karset lì dirige la divisione di Skyrim del nostro ordine, fornendo cure e giustizia a seconda delle necessità. Bene. È il dio della misericordia, il protettore dell'ordine e della giustizia in tutta Tamriel. Noi portiamo la sua compassione dove non ce n'è affatto, purificando tutti coloro che potrebbero offendere i suoi figli. E ad ogni altro abominio che tormenta i mortali. Vampiri, lupi mannari, streghe. Ma i Daedra sono le creature peggiori. Il loro totale disprezzo per le nostre vite è inaccettabile agli occhi del Dio della Misericordia. Poi lì ne avevi due e combattuto fianco a fianco con loro. La misericordia di Stendhal non si estende agli adoratori dei Daedra. Qui dicono tutti la stessa cosa, andiamo a vedere un attimo su. Verranno attratti dalla sua luce. I vigilanti non hanno niente da darti, a parte la misericordia di Stendhal. Stendhal sia con te. Oh. Con rapidità, con maestria. Va bene, allora, dunque, lì abbiamo visto tutto. Adesso scendo un attimo giù dal drago. Quindi intorno non dovrebbe esserci più niente. Giusto? Nella mappa non c'è segnalato niente. Oh.
vissuto quel troll lì, Ecco, c'era quella. Questo deve darmi l'anima ancora? Non me la dà. Non me la dà. O se scaglio le lascio lì. Allora, con i dintorni, oltre a quello non c'è nient'altro, no. Dove sto andando? In su. Bene, perché poi qua avevamo già visto. Boh, immagino che qua sia tutto a posto. Questa qua non so se. Però è sbloccata. C'è anche una miniera. Altro non c'è. Aia. Andiamo a vedere che cittadina è questa qui, o che fattoria. Alloggio dei Rovonero. Ah, è Rovonero. Scelto un pessimo momento per smarrirti. Ma non mi sono smarrito. Ma prima voi non me ne eravate amici. Che stronzo. Adesso faccio razzia. La faccio pagare. Avete sbagliato a mettervi contro sottoscritto. Guardate cosa c'è dentro, ragazzi. Potrebbe esserci anche una pietra di Barenzia. Sembra la location adatta, protetta dalle guardie, gente col grano. Dai. Ambiente. Qui si fa razzia, cari signori. Casa Rovonero. Cibo. Argenteria. Sopra cosa c'è? Una casa. Eccola là, guarda. Sapevo di trovarne una. 11 su 24. Giù, sì, qui c'è tutta la dispensa, le cose da mangiare. Gli alloggi della servitù. Bene, allora adesso andiamo a vedere con la miniera. Quella lì, allora dove si passa?
qui? Esatto, c'è la scaletta anche. Cosa c'è? Quello che è scappato prima. Una torre di guardia. La miniera della visione perduta, vediamo chi c'è dentro. Bella con l'acqua. C'è nessuno? No! No, non mi lascia salire. Sembra esserci altro. Via. Torniamo a Skyrim. Aspetta un attimo. Ne rollo una. Adesso vediamo cosa ci resta da fare, perché non si vede niente, non ci sono indicatori particolari o... Devo dare un'occhiata magari alle missioni, non ancora da fare. Però la famiglia di quel tizio lì mi sono andato a informare, ho dovuto leggere. Perché trovarla a caso la vedo dura. Allora, vediamo un po' la direzione. Potrei ripartire qui dalla caverna. E se non c'è niente in mezzo andare verso il fortino. Magari lo facciamo nel prossimo episodio, vediamo un po'. Sì, qui intorno non c'è niente. Sta succedendo qui? Ah, stanno combattendo, sono quelli di prima che stanno combattendo contro un vampiro. Non si lamentano dell'aiuto dei Daedra però, eh? Eh sì, sono i vigilanti di Stenda che andano al cavallo, ecco qua.
Non c'è niente nei dintorni. Morso. L'ho già visitato. E corre però. Un altro. In zona di orsi. Ecco, qua c'è un'altra cittadina. Forte Greenwall. Saresti dovuto venire qui. Banditi saccheggiatori. Lasciamo fare a loro. Beh, ce ne sono un po'. Guarda in fondo che tira. La Brelina è già in sofferenza. Ah no, non era la Brelina. Uh, 134. Sono ricchi. Cioè si proteggeva dietro una sedia dalle palle di fuoco. No. Loggia del capitano. Oh, sono un po' in debito di salute. Subito il capo. Vabbè, prendiamola. C'è un valore. No, il capo dov'è? Ti copro le spalle. Grazie. Dov'è il capo? Non si vede. Eccolo qua. 155. Prigione di qua. No. Tocca rientrare adesso.
Andiamo a vedere cosa c'è nella prigione. Vediamo cosa c'è nella prigione. Fatemi passare, fa attenzione. Skyrim. Si può scendere. Così forti. Dai, spazzalo lui, sì. Scusa, prego, stavo... Volevo incenerirti. Facciamo le fiamme, va, prima di farla fuori. Però non c'è niente dentro queste celle. C'è qualche prigioniero rimasto. No, c'era un bandito, ma... Sono un magnato. Non c'è niente di interessante. Qui ardua, chissà cosa c'è dentro. Che ardue, eh? Purtroppo non avendo alzato scassinare si fa ancora fatica. Dai, dov'è? Eccolo qua. Bene. Ah, c'è un baule. Hai cambiato bastone? Hai scaricato l'altro? Allora, dunque, abbiamo visto qua le prigioni. Ci sarà un'altra... No, sì. Uscire e provare la porta sotto. Dopodiché sarà completato, immagino. Dovrebbe esserci una porta anche giù. Prigione, no? Forte Grimble. Almeno lo facciamo tutto. Sei morto, no, sei morto anche te.
avvelenato. Addirittura 348, ma sì, raccattiamo. Sette, bene. Questo è un poverello. C'è il destro, no? Ah, le cagite. Hanno... Si sono fregati una spedizione. Scherzo. Caro bandito di pattuglia, ti è andata male oggi. Niente, andiamo su. Poi devo ricaricare anche i bastoni alla Brelin che... Aiuto. Tamburo, che suonano. Sono di Zarek. Basta, direi che dovrebbe essere finito. Oggi il capitano visti, la prigione vista, il forte visto. Quello c'è. Qui è sempre la solita struttura. Questa è la torre che ho visto prima, se non sbaglio, sì. Sì. Di là. No, Forte Greenwald. Un'altra uscita che però... Bene, allora vedi in là, in avanti, una torre. Beh raga, lo blocco qui, salvo. Poi la prossima volta ripartiamo, andiamo a scoprire quel che manca. Non so se andare di qua, vediamo un attimo dove siamo girati. Verso in su, invece... Questo qui all'interno, ok. Sì, magari faccio queste qua di lato, che poi non dovrebbe esserci più niente. Poi vado verso l'interno, vedo cosa c'è. Pian piano lo completiamo tutto, eh. Non manca tantissima roba. Sarà ancora qualcosa magari qui in mezzo, qui. E poco altro, qualcosa qua e là. Non ero mai arrivato a completare tutta la mappa, ci ho giocato già un paio di volte su Skyrim, l'ho fatto a conto mio. Vabbè. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!